Amici sportivi, ben ritrovati a Gol in Casa, l'appuntamento del sabato che, come sapete, è interamente dedicato al calcio dilettantistico. Andremo ad analizzare la giornata del turno infrasettimanale di Serie D e poi apriremo lo spazio a quello che è il calcio domenicale. Abbiamo qui con noi due graditissimi ospiti. Parto con Moreno Visentin alla mia destra, allenatore del Calcio San Giorgio in Bosco. Buonasera Moreno. Buonasera a te Alex, buonasera a tutti. E poi Lorenzo Luigi, giornalista sportivo del Mattino di Padova. Ciao caro e buonasera a tutti. Allora, come sempre, tanti argomenti e poi tanti momenti di riflessione e analisi con i nostri ospiti. Moreno, ti chiedo subito un tuo commento su quello che è stato il mercoledì infrasettimanale in Serie D. Ricordiamo ai nostri spettatori, la Serie D ha giocato delle partite importanti, fra cui ha spiccato il derby fra Cartigiano e Riparense, una partita che si è conclusa 1-1, grande affluenza di pubblico allo stadio Fair Play di Cartigiano, che ha fatto registrare oltre 1000 tifosi. Allora Moreno, la stagione finora del Cartigiano è una stagione sicuramente sorprendente, ha superato forse l'esame di maturità più difficile, quello contro una corazzata come la Riparense. Sicuramente ha dimostrato di essere all'altezza della situazione in questa partita contro la Riparense. Il Cartigiano che partiva con, diciamo, i pronostici a sfavore, la Riparense poteva agguantare il primo posto, raggiungerlo per la prima volta in solitaria. Lorenzo, tu conosci molto bene la realtà di San Martino di Lupari, secondo te è un punto che in casa rosso-blu è visto come bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ma entrambi, secondo me, a differenza delle persone che vengono coinvolte in questa analisi, nel senso, la Riparense sappiamo tutti che è una squadra costruita per vincere, o per arrivare almeno nelle posizioni di vertice di questo campionato. Sicuramente un buon punto, perché il Cartigiano aveva sempre vinto in casa, e quindi raggiungere questo pareggio sicuramente non è come andare a casa a mani vuote, ecco. Quindi la Riparense adesso si prepara ad uno scontro fondamentale contro l'Adriese, che ha perso col Belluno, adesso il Campodarsico è primo in classifica alla pari proprio col Cartigliano, però ritengo che questo pareggio contro i vicentini di casa non sia così negativo, ecco, perché anche il mister, credo anche il mister Cunico, abbia ammesso che è stata una partita abbastanza equilibrata. Esattamente così, anche perché il Cartigliano ha sfoderato una prestazione assolutamente sopra le righe. E mi hai anticipato, perché la domenica di Serie D propone delle partite molto interessanti. Abbiamo degli scontri al vertice, la Riparense giocherà contro l'Adriese, il Cartigliano contro l'Union Clodiense Chioggia. Pronostico, come vedi questa giornata? Beh, allora, diciamo che il big match di giornata è sicuramente Riparense-Adriese, sono due squadre fortissime. Da una parte abbiamo un Adriese che l'anno scorso per un soffio non ha vinto il campionato, quest'anno si è affidata ad un allenatore giovane emergente come Tiozzo, che comunque è ben visto da gran parte degli addetti ai lavori. Però ecco, la Riparense secondo me parte con i favori del pronostico alla vigilia, perché vogliono tutti raggiungere un risultato positivo a San Martino. Si sente molto questa positività con il ritorno di Cunico, i risultati sono migliorati abbastanza nettamente rispetto alla gestione precedente, che comunque ha tante attenuanti, e sicuramente la Riparense parte con un piede avanti, poi ovviamente il responso sarà dato dal campo. Per quanto riguarda l'altra partita, la Clodiense, l'Union Clodiense ha dimostrato di essere una squadra tostissima, i suoi tifosi la seguono in massa in casa e anche in trasferta, perché hanno un gruppo di ultras caldissimi, quindi sarà da godere anche questa. E allora l'appuntamento per poi andare a scoprire non solo come saranno andate le partite, ma tutti i particolari dei match, è per l'altro approfondimento settimanale, quello del lunedì sera alle 20:20, sempre qui su Rete Meta, sempre con Gol in Casa. E adesso apriamo però una parentesi importante, doverosa, che riguarda il campionato di promozione, girone C, dove c'è una squadra che sta sorprendendo tutti.
Percorso netto, 8 partite e 8 vittorie. Stiamo parlando del calcio San Giorgio in Bosco di mister Moreno Visentin. Penso che tu possa essere contento e soddisfatto del cammino dei tuoi ragazzi. Sicuramente siamo soddisfatti di quanto stiamo facendo, una cosa che è un po' inaspettata, però bene così. Moreno, non stanno arrivando solo risultati, ma gioco, qualità, prestazioni. Il calcio San Giorgio in Bosco, oltre ad averli meritati questi punti, sembra che sia, col passare del tempo, diventata quasi una macchina perfetta. Diciamo che un po' adesso non proprio perfetta, siamo stati anche un po' fortunati in questo, in queste prime 8 partite. Ti faccio l'esempio contro il Portoviro, sicuramente il pareggio era giusto, però a volte le cose girano bene, abbiamo portato a casa una vittoria importantissima in quel di Portoviro. Vittoria importante arrivata anche questa domenica che è appena passata contro l'Azzurra 2 Carrare, una squadra che forse per la prima volta in stagione è riuscita a mettere in difficoltà il San Giorgio, però ne siete usciti bene e vittorie come questa, si dice nel calcio, valgono più di 3 punti e aiutano più dei 3 punti. Beh, sicuramente senza nulla togliere agli avversari affrontati prima dell'Azzurra 2 Carrare. L'Azzurra 2 Carrare è stata la squadra più, che ci ha messo più in difficoltà sotto tutti i punti di vista. È chiaro che poi là è venuta fuori la determinazione della squadra, la voglia di combattere per il risultato, e credo sia stata meritata la vittoria contro l'Azzurra 2 Carrare. Lorenzo, tu che vivi da vicino il calcio padovano, ti aspettavi un exploit del genere da parte del San Giorgio in Bosco? Beh, io avevo sentito il mister in settimana, la scorsa settimana, per un'intervista, e mi ha detto che comunque allora erano 7 le vittorie su 7 partite, comunque non ci si aspettava di partire così bene, cioè la squadra costruita è innegabile che avesse dei valori abbastanza importanti prima dell'inizio. Sicuramente adesso il mister vorrà gettare un po' di acqua sul fuoco, io vorrei gettare un po' di benzina, perché secondo me è bene alimentare questa fiamma che c'è a San Giorgio in Bosco, perché un filotto del genere in un campionato come la promozione non era assolutamente scontato. Assolutamente. Anche domenica contro l'Azzurra 2 Carrara abbiamo visto la voglia della squadra di andare a vincere una partita, cioè avete recuperato sull'1-1, poi avete sbagliato un rigore, però avete avuto la forza di andare ancora nell'area avversaria per cercare il gol del 2-1, quindi penso che in categorie come questo atteggiamento possa fare la differenza. Non solo record di vittorie, 8 consecutive, mister, ma anche miglior attacco del girone e una particolarità: il calcio San Giorgio in Bosco è l'unica squadra della categoria ad aver mandato in gol 8 giocatori diversi. Primeggiano Dorio e Xausa, 7 gol per Nicola Dorio, 5 per Gabriele Xausa, però riuscite a trovare sempre la via del gol e sempre con soluzioni diverse. Ma forse il nostro stile di gioco, il quale cerchiamo di fare in modo che più giocatori arrivino vicino alla porta, poi nel caso di Dorio e di Xausa è chiaro, il loro ruolo è quello di essere più vicini alla porta e di conseguenza avere più possibilità di fare gol. Comunque il merito va alla squadra, perché se i ragazzi, se gli attaccanti fanno gol è perché da dietro arrivano palloni, tutti insieme si costruisce l'azione e si finalizza. A Bassano conoscono bene Marco Frakesen, che è un tuo giocatore. La stagione finora di Marco come la giudichi? Ma è una buona stagione, si sta lavorando bene come tutta la squadra, si è integrato bene nel gruppo. Spero continui così, come stanno facendo tutti. Domenica partita in trasferta a Curtarolo, se non sbaglio. Difficoltà e pericoli dietro l'angolo quali sono? Ma le difficoltà ci sono ogni domenica, la partita riparte sempre dallo 0-0, come dico sempre ai ragazzi, sempre molto complicato, loro sono una squadra molto intensa, molto verticale, ok? E in Coppa ci hanno messo seriamente in difficoltà, li abbiamo affrontati alla prima giornata di Coppa, dobbiamo stare molto attenti e determinati, perché ogni partita è una partita a sé. E allora facciamo un in bocca al lupo al calcio San Giorgio in Bosco, apriamo
la parentesi sulla promozione Girone B, quindi parliamo del Bassano, un Bassano che domenica scorsa ha pareggiato 0-0 contro il Trissino, lo Schio vincendo si è riportato a meno 4. Chiedo ancora a te Moreno se il campionato secondo te è riaperto oppure se il Bassano è lanciato verso una promozione blindata. Beh, sicuramente il Bassano ha un'ottima squadra, senza ombra di dubbio, lo sta dimostrando con i punti, lo sta dimostrando in campo, ma credo che lo Schio non sia da meno, sicuramente sarà un campionato avvincente da quel punto di vista, perché la strada è ancora molto lunga, è un campionato importante. Bassano che domenica giocherà in casa contro il Tezze, noi in settimana vi presenteremo un focus molto interessante sul settore giovanile dei giallorossi e avremo presto ospiti qui in studio sia Checco Maino che alcuni giocatori della prima squadra. Lorenzo, rimaniamo a parlare di promozione Girone B, c'è un'unica padovana, il Tombolo, come giudichi il cammino finora del Tombolo Vigontina? Beh, allora, il Tombolo Vigontina era partito con delle aspettative un po' più alte. Io avevo sentito l'allora direttore generale Terry Cavazzana, che adesso siede però in panchina dopo che è stato esonerato Mister Brocca. L'obiettivo della società era nei playoff per questa stagione di promozione. Tutti consci del fatto che ci fossero due squadre superiori alle altre, come Bassano e Schio, però ecco, le aspettative erano sicuramente altre. Domenica è arrivata una brutta sconfitta che segue a una vittoria in trasferta che si pensava potesse aver dato qualcosa in più, che però stenta ad arrivare. Ecco, comunque il Tombolo ha tutte le carte in regola per provare a risalire la china, i giocatori ci sono, perché parliamo di Volpara, parliamo di Miotti, parliamo di Lombardo, giocatori che potrebbero militare in altre categorie, quindi penso che si possa fare bene. E allora Moreno, chiudiamo con te, il mercato di dicembre / gennaio è ancora lontano, ti chiedo se sono previsti un po' di movimenti in casa San Giorgio in Bosco o se è ancora troppo presto. Credo sia ancora troppo presto per parlare di questo. E allora, visto che abbiamo ancora qualche secondo di trasmissione, riusciamo ad aprire una piccola parentesi sul settore giovanile del calcio San Giorgio in Bosco, risultati importanti, un movimento in crescita, come giudichi il lavoro che stanno facendo a San Giorgio? Ma credo, mi sembra stiano facendo un bel lavoro, anche perché in prima squadra abbiamo aggregati due o tre ragazzi che di continuo si allenano con noi. Domenica è esordito un ragazzo del settore giovanile, ha giocato un quarto d'ora e questo sia, è importante per il movimento della società. Lavorano bene, ci sono allenatori capaci, la società è sempre pronta per tutte le esigenze del caso e speriamo si continui così. E allora? Ringraziamo i nostri ospiti, grazie a Moreno Visentin, grazie a Lorenzo Aluigi. L'appuntamento, come vi ho già ricordato, è per lunedì sera, ore 20:20. Avremo i risultati, avremo tutte le particolarità della domenica calcistica da analizzare insieme, sempre qui su Rete Veneta. Grazie.